Non ci si crede, non ci si può veramente credere. La Roma regala Kolarov all'Inter, Kolarov va all'Inter per 2 miseri milioni che con i prezzi di adesso sono praticamente niente. Quindi Kolarov di fatto regalato all'Inter, l'Inter fa un grande colpo, grande affare per loro, pessimo da parte nostra, che regaliamo praticamente uno di esperienza, uno d'utile che gioca dappertutto, ti fa tutti i ruoli, uno che comunque dà sempre il fritto in campo anche se ha fatto delle partite sottotono, è uno che ti risolve le gare da solo con quelle punizioni, quei rigori, quelle grandi giocate che comunque ci hanno risolto più volte, ci hanno tolto più volte da brutte partite, ci hanno risolto delle brutte gare. Uno quindi d'utile d'esperienza, uno che quindi in campo internazionale è perfetto, uno che è un leader, un trascinatore, un allenatore in campo che consiglia i compagni, e per me sarebbe stato perfetto avere come primo Kolarov e come secondo Calafiori sull'auto di sinistra. Però la Roma sceglie di vendere Kolarov, quindi rimaniamo con Spinazzola e Calafiori, e per me questo non va bene, quindi dobbiamo prendere un altro giocatore. Io sono sicuro che se la Roma avesse chiesto Kolarov all'Inter, quindi Kolarov ipoteticamente gioca all'Inter, la Roma lo chiede, ci avrebbero chiesto minimo 7, 8, 10 milioni, perché gli altri non regalano giocatori così come li regaliamo noi. Solo noi facciamo la figura dei fessi davanti agli altri regalando giocatori che per noi sono molto importanti. Grande affare, lo ripeto, per l'Inter, pessimo da parte nostra. Adesso dobbiamo andare a prendere un altro terzino, e con l'affare Milik, che comunque costa tanto, prenderemo un low cost, uno così, e per me non va bene. Bisognava blindare Kolarov, Veretout, Zaniolo e Dzeko, proprio quei quattro sono da blindare a tutti i costi. La Roma vende Kolarov, che comunque è vero, qualche brutta partita l'ha fatta, però spesso e volentieri ci ha salvato con quelle punizioni e quelle giocate. Io lo regaliamo all'Inter, l'Inter fa un grande affare, veramente imbarazzante da parte nostra. Non riusciamo più a non vendere alle nostre dirette concorrenti, Manolas, ma anche Pjanic, ma anche Nainggolan, e poi abbiamo fatto un grande affare con Zaniolo. Però noi abbiamo questo brutto vizio di vendere alle nostre dirette concorrenti, e per me questo Kolarov, questo colpo non doveva mai andare in porto, lo dovevamo blindare con le unghie e con i denti. Era un giocatore da tenere, gran colpo, l'ho regalato per l'Inter da 9, da 10, anche perché comunque prendono un grande giocatore che può giocare sia centrale a 3 che esterno di centrocampo. Noi lo regaliamo praticamente alla nostra diretta concorrente, 3 per la Roma, 10 o comunque 9 per l'Inter. Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.